Ed eccoci che ci siamo. Buongiorno ragazzi, anzi buonasera, bentornati al canale. Come sempre giù di Muscoli a Vita. Scusate, sono qui in macchina, è notte fonda, ma sto provando ad uploadare un video qua per voi e ho pensato, sai che cosa? Invece di perdere tempo e non fare niente mentre uploado il video, posso fare un altro video per voi, perché alla fine voglio sempre portare contenuti informativi per voi e ci provo sempre. In tutte le situazioni, in tutte le occasioni, i video non mancano. Oggi voglio parlare di 6 errori che probabilmente stai facendo anche tu in definizione. Sono abbastanza da principianti, ma li faccio ancora anch'io. Penso che possono valere sia per principianti che intermedi, che lifter più avanzati. Parto subito col primo errore ed è che inizi subito troppo drasticamente. Inizi il tuo periodo di definizione tagliando troppo le calorie, iniziando subito a fare cardio e praticamente stai facendo troppo, stai mettendo troppo stress sul tuo corpo e invece di fare una progressione, ovvero col passare del tempo diminuisci le calorie e aumenti il cardio, già da subito magari ti ammazzi, fai 2, 3, 4 sessioni di cardio a settimana, in più c'hai un deficit enorme, magari di 700 calorie rispetto al tuo fabbisogno giornaliero e anche se tu pensi che questo in realtà è il modo migliore perché perderai peso più rapidamente possibile. Ci sono due cose. La prima cosa è stata fatta una ricerca scientifica che se fai un approccio troppo drastico, che non è sostenibile a lungo termine, il 70% delle persone che si mettono a dieta riprendono tutto il peso che hanno perso. Per quale motivo? Perché se non diventa il tuo stile di vita, vedrai che farai difficoltà a mantenerlo per un lungo periodo. Quindi metti che con la dieta nuova hai tagliato tutti i tipi di cibi, ti stai restringendo tantissimo, sarà molto difficile per te continuarlo e farlo diventare uno stile di vita e per questo motivo il 70% delle persone rimette su tutto il peso che ha perso, che se ci pensate è una cosa incredibile. Infatti se vi siete messi 8 settimane, vi siete privati di un sacco di cibo e poi rimettete su tutto, è un po', diciamo, una presa in giro. Quindi questo succede quando fate le cose drasticamente. Un'altra cosa che è stata fatta è una ricerca in cui hanno paragonato, è vero che se tu diminuisci di tante le calorie dovresti perdere il peso più rapidamente, però con un deficit controllato magari di 300-400 calorie si perde lo stessa quantità di grassi che con un deficit molto più elevato di oltre 1000 calorie. Perché? Perché esiste questa cosa che si chiama starvation mode, ovvero appena tu riduci le calorie, il tuo corpo entra in una fase di autosufficienza, vedi che tu gli stai dando meno energia e quindi riduce il metabolismo, riduce il NEAT, riduce tutti i piccoli movimenti che fate di solito e che non ve ne accorgete, magari che ne so, state ascoltando la musica e battete il piede, battete le mani, tutte queste cose diminuiscono, di conseguenza anche il metabolismo diminuisce e quindi in realtà il deficit è relativamente minore di quello che state pensando, quindi abbassate troppo le calorie, iniziate a fare un sacco di cardio, stressate solamente il vostro corpo e il vostro metabolismo che entra in questo starvation mode. Quindi non fate un approccio drastico, fate un approccio un pochino più tranquillo, un pochino più progressivo, ovvero prima iniziate solamente con le calorie, poi includete un pochino di cardio e a mano se dovete diventare sempre più definiti e vedete che effettivamente il corpo risponde bene, ma volete fare di più, allora è lì che aumentate di una seduta di cardio, diminuite di 100 calorie, eccetera, eccetera. Secondo errore molto molto comune è che non conti le calorie, stai semplicemente eliminando il tipo di cibo, seguendo questi crash diet, magari dici sì, non mangio grassi, non mangio carboidrati, bevo solamente delle cose liquide, oppure ogni altra dieta del momento. Però senza sapere effettivamente quante calorie stai consumando. Io penso che questa sia la cosa più stupida che uno possa fare, perché, e comunque la facevo anch'io, quindi se la stai facendo anche tu, niente al contrario, niente offesa, perché la facevo anch'io quando magari nei primi 2 anni, perché pensavo che per bruciare grassi dovevo per forza di cose eliminare i carboidrati, perché i carboidrati mi facevano grasso, invece non è così, è il deficit calorico. Se tu non conti le calorie, stai andando praticamente a buio, stai semplicemente sperando che eliminando questi tipi di cibi, eliminando i carboidrati, eliminando i grassi, stai sperando che il tuo corpo vada automaticamente in deficit calorico, perché la dieta è diversa, ma il meccanismo per ogni singola dieta, dieta chetogenica, dieta liquida, dieta paleo, per ogni dieta, che cos'è che ti fa bruciare i grassi? È il deficit calorico, quindi che in totale stai consumando meno calorie. Quindi, se tu non sai il tuo introito calorico, non saprai se, ok, effettivamente con 2000 calorie sto bruciando grasso, sto perdendo peso, non sai poi come modificare, non sai se devi diminuire, non sai quanto devi diminuire, perché se non conti, tutto ciò che non conti è qualcosa che non puoi controllare. Quindi ti consiglio, errore grandissimo è non sapere quante calorie stai consumando. Ti consiglio di scaricare un'applicazione, inserisci tutto quello che stai mangiando nella giornata, almeno per avere un'idea. Così sai se non funziona, per quale motivo, abbassa le calorie e vedrai che funziona. Terzo errore, pensi che devi per forza di cose fare cardio. Io ero questo all'inizio, andavo a fare cardio a digiuno perché pensavo se faccio cardio a digiuno brucia grassi e poi non pensavo a nient'altro nella giornata, mangiavo quello che volevo. Errore grandissimo, il cardio non dovete farlo per forza, infatti io
non lo sto facendo per ora, magari lo faccio più in avanti. All'inizio della mia fase di definizione non lo faccio, è vero. Il cardio aiuta come sport, se fate ad esempio, che ne so, giocare a calcio, è uno sport di squadra che è ottimo. Se fate anche solamente una corsa, una bicicletta, fa benissimo alla salute cardiovascolare, quindi fa bene il cardio, ma non è una cosa essenziale. Dovete capire che non è essenziale se volete bruciare grassi. Potete tagliare di 5 o 10% di body fat, avere la tartaruga senza fare cardio minimamente. Perché? Perché contano le calorie. Quindi tu con le calorie basta che mangi di meno, non devi per forza di cose fare cardio. Se ti piace il cardio puoi includerlo o per creare ulteriore deficit calorico, magari permettendo di mangiare di più, quindi lo puoi fare in combinazione con il deficit calorico, però in sé non è essenziale per bruciare grassi. Errore numero 4, non fai attenzione al tuo allenamento e soprattutto non fai attenzione a mantenere la tua forza e la tua intensità in palestra. Non devi cambiare radicalmente il tuo programma di allenamento, devi fare i pesi perché in realtà i pesi aiutano tantissimo, molto più che la corsa, molto più che il cardio, con la tua composizione fisica. Quindi se tu non vuoi semplicemente perdere peso, ma vuoi bruciare grasso e mantenere la massa muscolare, devi, mi raccomando, questa è la cosa più importante, mantenere la forza e mantenere il volume e l'intensità in palestra. Non fate l'errore che ho fatto io di fare tutti i pump, di non tracciare più nessun tipo di allenamento, di fare come mi andava, andavo in palestra, ah sì, questo esercizio è bello, faccio questo, oggi faccio questo, mi sento un po' più debole, non lo faccio. No, dovete spingervi a mantenere la forza perché in questo modo mantenete la massa muscolare e quindi col deficit calorico andate a bruciare grassi invece che semplicemente perdere peso e bruciare anche massa muscolare. Quindi importantissimo. Se volete dimagrire, se volete definirvi, fate i pesi, seguite un allenamento corretto, provate come minimo a mantenere la forza e i volumi. Errore numero 5, pensi che ci siano dei trucchi magici? Quello che sta facendo il tuo amico, che sta funzionando e lui sta perdendo peso a vista d'occhio, è un trucchetto magico che tu non lo sai e quindi tu devi adesso iniziare a fare quello che fa lui. No, un errore grandissimo si chiamano i program hoppers, quelli che invece di sedersi, ascoltare la scienza, ok, calorie, diminuisco le calorie, rimango qua per 7-10 giorni, sta perdendo peso? Sì, ottimo, continuo così. No, diminuisco le calorie. No, vedi che il tuo amico in 2 giorni ha perso 5 kg non mangiando niente, allora dici, cazzo, sta facendo tutto sbagliato, devo anch'io fare come fa lui perché voglio perdere peso subito. Pensate che ci stanno trucchetti magici, questi vanno solo a danneggiare a lungo termine, perché la palestra deve diventare il vostro stile di vita se volete che sia sostenibile e se volete tenere fuori, una volta persi i chili, li mantenete, sono via, non li rimettete più. Deve diventare il vostro stile di vita, non ci sono trucchetti magici, ogni dieta funziona allo stesso modo che il deficit calorico, non il cardio a digiuno non brucia più grasso, no, è il deficit calorico che create mangiando di meno. Per prima cosa, e seconda cosa, facendo più cardio. In questi due modi, col cardio bruciate le calorie e con la dieta mangiate meno calorie e create il vostro deficit calorico che vi serve per bruciare i grassi, perché il vostro corpo, per poter comunque continuare a fare tutte le attività normali, deve trovare l'energia da dove la prendere dalle vostre riserve di grassi. Ed errore numero 6, e io l'ho fatto un sacco di volte e lo faccio tuttora, non sei costante e ti menti da solo. Questo voglio che l'ascolti anche tu che sei avanzato, non sei costante con la dieta, non rispetti tutte le tue calorie, non sei per 7 giorni di fila in deficit calorico e non vedi quindi i risultati ottimali. Se volete fare tutto perfettamente, perché quando vedete dei fitness model che, ok, magari fanno anche uso di altre cose, ma come fanno loro a raggiungere un fisico del genere, oltre gli steroidi, quello che volete? Sono costanti, hanno una forza mentale incredibile, fanno 30 giorni, se loro si dicono io faccio 30 giorni di deficit calorico, fanno 30 giorni di deficit calorico senza mentirsi, senza dimenticarsi di tracciare le salsine, l'olio, l'aceto, che tutte queste cose contengono calorie. Quindi o vi mentite da soli e c'è tanta gente, e io lo faccio anch'io, mi dimentico apposta di tracciare una mela che sono comunque 80 calorie. Quindi una cosa così, o non sei costante. I miei migliori clienti, quelli che rivoluzionano il loro fisico e che ottengono le migliori trasformazioni, sono quelli che rimangono costanti per 30 giorni. Io vi imploro, fate 30 giorni del vostro deficit calorico mangiando di meno del vostro fabbisogno giornaliero di mantenimento e vedrete che sarete un'altra persona. Magari in 30 giorni perdete 4-5 kg semplicemente stando in un deficit calorico di 300-400 calorie e senza nemmeno fare cardio.
Io consiglio di fare cardio a digiuno, di tagliare di più le calorie e per più tempo a lungo per chiunque volesse scendere veramente basso in body fat, percentuale di massa grassa, sotto il 12%, 11-10%, che è veramente per i maschi quando diventate veramente shredded, che avete praticamente tutti i muscoli in risalto, avete la tartaruga completa sotto ogni luce, per le ragazze questo è sotto il 20%. Però se voi volete semplicemente rimettervi in forma e stare molto meglio, stare completamente, che la gente normale direbbe wow, stai benissimo, non c'è bisogno di fare cardio a digiuno, di tagliare drasticamente le calorie e di mantenere la fase di definizione troppo a lungo. 4 settimane, 8 settimane è il tempo perfetto, tra i 30 e i 60 giorni, che è pochissimo se ci pensate. Se voi fate 30 giorni dove riducete le calorie di 300 calorie al giorno, io vi prometto che perdete peso e bruciate grassi. Vi consiglio di provarlo voi stessi, se volete calcolare usate il mio calcolatore giù. Ho parlato troppo, questo video è troppo lungo, mi dispiace tantissimo, ma sono qua in macchina da solo e quando posso parlare alla telecamera parlo. E niente, vi ringrazio tantissimo, io spero che mi ascoltate, alcuni di voi. Lasciatemi un commento, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale perché è l'una di notte, sto facendo un altro video, mamma mia cosa è diventata la mia vita. E niente, ti ringrazio tantissimo per il supporto, ci vediamo nel prossimo video, ciao.